Grazie Presidente. Siamo qua oggi, signor Presidente, un dibattito secondo me un po' surreale. Pensate che esattamente 2 anni fa, non 20 anni fa, 2 anni fa, i colleghi onorevoli del Movimento 5 Stelle stavano facendo e hanno fatto la cosa esattamente contraria a quella che oggi stanno facendo. Quindi questa è una vergogna. È una vergogna perché non è possibile per mantenere le sedie. Colleghi deputati, per cortesia. Cioè, non è una corrida al Parlamento. Prego. Per mantenere il potere si fanno tante cose, ma fare questi gesti, queste schifezze alla faccia degli italiani è veramente troppo e noi non lo permetteremo. Anche perché, signor Presidente, quello che è successo negli ultimi 2 anni dà sicuramente ragione all'approvazione del decreto sicurezza. Tant'è vero che prima gli sbarchi, le morti erano all'ordine del giorno. Da quando Matteo Salvini ha introdotto questo provvedimento, beh, la sicurezza è aumentata, gli sbarchi sono diminuiti se non azzerati e le morti altrettanto. E quindi questo noi ci chiediamo, ma perché il Movimento 5 Stelle fa un'operazione del genere? Solamente per mantenere il potere, solamente per essere il guinzaglio del Partito Democratico, solamente perché voi non volete andare a casa, ma saranno gli italiani che vi manderanno a casa dopo che avrete votato questa schifezza. Una schifezza che non ha paragoni, una schifezza che gli italiani vi giudicheranno. Perché non è che si fanno tanti provvedimenti prima tronfi come il presidente Conte che è andato in conferenza stampa con Matteo Salvini con il cartello decreto sicurezza approvato e oggi approva l'esatto contrario. Fate schifo, dovete vergognarvi. Vi dovete vergognare Deputato Paternoster, chiedo scusa, davanti agli italiani. interrompete per cortesia l'audio. In quest'Aula non è consentito a nessuno di insultare. Si possono utilizzare tutti gli argomenti possibili, c'è piena dignità e legittimità nel farlo, non si può insultare nessuno. Quindi la richiamo all'ordine. Prego, prosegua il suo intervento in Grazie maniera composta Presidente. ed educata. Dirò se si può dire che fanno pena invece che schifo. Fate pena, fate pena. Non è possibile un comportamento del genere. In un paese civile, noi che con questo emendamento, con questo ordine del giorno, signor Presidente, diamo dignità a quelli che vengono in Italia. Chiediamo che vengano in Italia, gli assicuriamo la scolarizzazione ai figli. Gli assicuriamo perlomeno un minimo di vita civile che non avevano a casa loro. Invece voi siete quelli dell'accoglienza diffusa, degli scafisti, siete quelli che fanno ingrassare le false cooperative che lucrano sulla pelle di questa povera gente che magari muore durante l'attraversamento del Mediterraneo. Siete quelli delle ONG, quelli dei campi di concentramento che vanno in Libia a prendere con gli scafisti i poveri immigrati che vengono in Italia per cercare la fortuna quando la fortuna non c'è più in Italia. E quindi avete una grandissima responsabilità, una grandissima colpa. E allora, quando nell'estate del 2019, non tanti anni fa, un anno fa, il nostro Matteo Salvini ha introdotto il decreto sicurezza bis, anche lì avete dato prova di essere con la Lega, di condividere questi valori, di condividere questi ideali e di condividere questa condotta. Un anno fa, cari signori, non 10 anni fa, un anno fa. Se io fossi voi,
mi alzerei ogni mattina e mi sputerei davanti allo specchio. Vergogna, vergogna! Deputato Paternoster, vedo che lei non ha inteso accogliere le indicazioni della Presidenza, ne prendo atto. Ha chiesto di parlare per illustrare l'ordine del giorno numero 40 il deputato Maurizio Lupi. Il deputato Lupi non è presente. Ha chiesto di parlare... Colleghi deputati! Colleghi! Abbiamo finito?